Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dico, aspetta. Oh, mamma mia. E questa è la piazza principale. E qui è dove quando gli avete, nel 2019 nel 2000, è venuto Conte. Nel 2018 è stata conferita la cittadinanza romana, quindi era una piazza zeppa di persone. Dovunque sono andato nel mondo, dove sei nato? Coltura Rapu. Con 10 minuti ovviamente di spiegazione per spiegare dove era, come si chiama, Coltura Rapula, no, Appula, eccetera. E vi trovavate qua da piccoli? Beh, un po' dappertutto in giro per il paese, anche qui c'era l'incontro principale, no? Quello più numeroso. Quante televisioni sono venute? Beh, tante di tutto il panorama televisivo. Questo è il comune? Sì. Conte abitava lì dietro, vero? Sì, abitava qui appena comincia la discesa. Senta, ma quindi di questa mossa lei cosa ne pensa? I 5 Stelle negli ultimi mesi hanno subito veramente delle aggressioni. Hanno messo questo tema dell'inceneritore, cioè quel provvedimento non ci doveva stare in quel decreto legge, perché era, come dire, una provocazione al partito che ha fatto della transizione ecologica una battaglia. Quindi è stata una manovra di Draghi, secondo lei? Sì, io non lo so questo. Certamente una manovra di palazzo. Ma l'ha sentito in questi giorni? No, in questi giorni credo che Conte sia irraggiungibile per tutti, compresa la sua famiglia. Difendono un po' tutti. Perché... Paesano è normale. Ma comunque a me piaceva Conte. Però a me piaceva. Siamo delusi, amareggiati, incazzati neri. Politicamente si è fatto un po' strumentalizzare. Di Maio se n'è andato prima. E lascia aperto quello là, da cambiato proprio. Di Maio si è un po' montato la testa, dice: io se sto qui, secondo le leggi del Movimento 5 Stelle, avrebbe dovuto cedere il passo. Io me ne vado e così continuerò a fare politiche. È stato per la poltrona, diciamolo bello chiaro e tondo, lo dicono tutti. Conte sarà vincitore senz'altro, guarda, te lo dico chiaramente. Conte ha bisogno solo di tempo per dimostrare quello che dice. C'è l'affetto del suo paese d'origine, almeno sindaco, questo. Ma il sindaco di Volturara lo farebbe benissimo. Di Battista è in Siberia, Conte lo mandiamo a fare il sindaco a Volturara. Però la tesi del Conte.